Gesù, Maria e Giuseppe, accogliete la nostra preghiera per questi bambini non nati, involontariamente persi per malattia o volontariamente privati della vita per mezzo dell'aborto. Oggi negli ospedali pubblici moltissimi medici, con la scusa dei motivi di coscienza, si rifiutano di praticare interruzioni di gravidanza. Vogliamo quindi che il nostro diritto all'aborto sia effettivo e non soltanto sulla carta. Cospetto di Gesù bambino. Dunque, questa è la prima 9 ore nazionale di preghiera che si svolge a Bologna. Noi, queste donne che abortiscono, spesso subiscono delle pressioni e vengono presi in un periodo in cui sono particolarmente deboli della loro vita da parte di persone che fanno i loro interessi, da amiche che non sono riuscite ad avere figli e che non vogliono che lei abbia i figli, possono essere i genitori che non vogliono fare i nonni. Non dico che una donna è una scema, però quando è in stato di gravidanza il cervello non funziona più. Non è, al di là della religione, non è ammissibile che uno Stato lasci il potere a una persona di decidere sulla vita di un'altra. La sua posizione nei confronti di una donna che abortisce? La mia posizione è che ha commesso un delitto. Sono prostitute che vanno a battere, fanno senza preservativo, tanto poi c'è l'aborto gratis, così guadagnano anche di più. Cioè, io lavoro in ospedale, quindi le so queste cose, quindi non è che me le invento. Cioè, ci sono donne che hanno il viaggio pagato per non sbianarci la vacanza, oppure non è il momento perché non c'è ancora la cameretta. Cioè, questa legge ha banalizzato il male. Siamo una rete di singole, di collettivi, di gruppi, femministi, transfemministi, gay, queer, trans. Dobbiamo decidere noi di noi stesse, sempre e comunque, e perché vogliamo, come si dice bene, i preti fuori dalle nostre mutande. Orrore, orrore, mi fai vomitare, vicino a te, mi sento male, io ti odio e te detesto, perché sei un tal represso. Diciamo che il No 194 siano solo la punta dell'iceberg del problema, che in realtà consiste nella quotidiana negazione del diritto alla salute, del diritto all'autodeterminazione delle donne e delle soggettività LGBTQ. Legge la 194, che per la prima volta in Italia ha regolamentato l'aborto libero, sicuro e gratuito, è stato frutto di lotte ma anche di un compromesso. Contiene un articolo che è l'articolo 9, che dà la possibilità ai medici di fare obiezione di coscienza. Questo sicuramente è uno delle brecce della legge. Svuotato progressivamente questa legge dall'interno. Noi vogliamo i preti qua.